Oggi si è svolto il forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative al Ministero dell'Istruzione. Come Unione degli Studenti abbiamo posto quelli che per noi sono i punti principali dai quali si deve partire per una riforma totale della scuola. Diritto allo studio, abolizione dei PCTO in favore dell'istruzione integrata, maggiore rappresentanza, maggiori diritti e la garanzia del benessere psicologico. Il contro è stato il primo di questo nuovo governo. Sicuramente non ce l'aspettavamo una chiamata in questi giorni. Il ministro ha promesso che ci ascolterà, però vedremo quando verremo riconvocati. La nostra disponibilità è massima sul dialogo. Purtroppo il ministro oggi non ci ha dato alcuna risposta sui temi che ponevamo. Sulla maturità semplicemente ha detto che è necessario avviare una modifica a quelle già presenti. Il ministro Valditara non ha voluto ascoltare quelle che erano le richieste, soprattutto le proposte che stiamo portando avanti da mesi, da anni, che abbiamo portato avanti nelle piazze il 18 novembre. Ha ribadito in maniera paternalistica quella che è la sua idea di scuola, basata sul merito, basata sulla punizione per gli studentessi e gli studenti in difficoltà, al posto che fornire loro degli strumenti di sostegno e supporto psicologico. Noi abbiamo ribadito che di fronte alla crisi educativa del nostro paese, che vede migliaia di studentesse e studenti abbandonare la scuola ogni anno, non possiamo sentire parlare di merito, di competizione, ma vogliamo un diritto allo studio garantito con la legge nazionale sul diritto allo studio e lo stanziamento di almeno il 5% del PIL sull'istruzione. Noi ora continueremo a lavorare su quelle che sono le tematiche fondamentali, a partire dall'esame di maturità, e ci faremo trovare con una proposta pronta, ci faremo trovare anche nelle piazze, pronti a mobilitarci qualora ne fosse necessario. Allo stesso modo crediamo che sia più che urgente agire e riflettere sui PCTO, perché morire in percorsi formativi non è concepibile in un sistema di istruzione democratico. Sicuramente continueremo a mobilitarci, ma soprattutto a riunirci in assemblea nelle scuole di tutto il paese per portare avanti quella che è la nostra proposta, finché il ministro non deciderà di ascoltarci realmente, non solo con degli incontri di facciata. Tu invece all'housing scolastico, investimenti del PNRR, non ne avete parlato? Ha accennato all'edilizia scolastica, ha semplicemente specificato quelle che sono delle questioni e dei finanziamenti all'ITS. Non c'è stato tuttavia un effettivo ragionamento su quelle che sono le condizioni degli istituti, sono i problemi che comunque si protraggono nel tempo, dalle classi pollaio, problemi pratici di edilizia, la mancanza di strumenti e soprattutto al caro libri.